Eccoci qua ragazzi, buongiorno! Siamo arrivati ai laghi Santa Marta, un ottimo laghetto, aspettate che vi faccio una zoomata di questo bellissimo cartellone, laghetti Santa Marta, dove si pescano le trote e ovviamente c'è un grossissimo parcheggio e ovviamente c'è anche il lago più grosso dietro dove si pescano le carpe. Il lago è gestito dal carissimo amico, no, eccoli, c'è il gabbiotto, Simone non c'è, il lago è gestito dall'amico Simone, adesso lo andiamo a trovare, andiamo a pagare il biglietto d'ingresso e via. Benissimo ragazzi, Team Hobby Fishing oggi si divide trote e carpe. Ci vediamo dopo. Ciao. Piovigina, il tempo non è dei migliori, però dai, va bene. Questo è un bellissimo laghetto. Eccoci qua ragazzi. Qua l'amico Simone. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno. Il gestore qua del lago Santa Marta di Vigevano. Trote a non finire, sane, freschissime e ottime da mangiare. Ovviamente siamo con l'amico Nicola, l'amico Alessandro e adesso sta arrivando anche l'amico Massimo. Il pollivendolo. Bene, dai, ci vediamo dopo ragazzi. Ciao Ale. Ciao. Spiegaci un attimino questa pastura che stai preparando. Niente, sto preparando un method con sfarinato tutti i frutti, poi sto spaccando delle boiles allo Scopex, un po' di micro pellet e del dip sempre allo Scopex, così adesso facciamo bene, un po' di pastura e vediamo, proviamo. Ottimo, grande Ale, grande. Due canne sono già in pesca e adesso stiamo preparando le altre due su quest'altro pod di qua. Qui abbiamo un pod più professionale, di là un pochettino più spartano, però l'importante è essere in pesca con le montature quelle giuste, con i prodotti quelli giusti e con gli amici. E con gli amici quelli giusti, ovviamente, che è la cosa più importante. Ovviamente per miscelare tutti questi composti stiamo utilizzando l'acqua del laghetto, che è la cosa più indicata. Ovviamente. E poi adesso vi facciamo vedere anche come la andiamo a inserire questo bel pastone sul pasturatore method. Mescoliamo bene. Ecco fatto. Andiamo subito, seguiamo l'amico Alessandro. Eccoci qua. Quindi si fa una bella palla sul pasturatore, ovviamente ben pressata in maniera che in fase di lancio non si vada a staccare, e qui abbiamo ovviamente il terminale con il pop-up e la boilies inserita insieme. Ok, perfetto. Adesso guardiamo anche il lancio effettuato da Alessandro. Bene, di fianco dove ho pasturato c'è stata una bollata di una carpa. Speriamo che vada ad attaccare l'esca che ho messo. Sulla canna qua di sinistra ho messo una boilies al pesce, invece sulla canna di destra ho messo una boilies alla frutta, fragola precisamente. E invece abbiamo Nicola di là che sta pescando col galleggiante. Vediamo chi avrà la meglio tra noi tre col primo pesce, la prima carpetta. Ecco qua l'ingegnere col pesce in canna.
Vai. Nicola, prendi il guadino per favore. Grazie mille. Come testona, ragazzi, come testona. Anche l'altra sta si è mossa. Ah, l'hai presa te? Vai, vai, vai. Ingegnere. Ingegnere. Su questa canna cos'è che c'avevi sotto? Sacchetto con una pop-up al pesce. Pop-up al pesce. Anch'io ce l'ho pop-up al pesce, Ti ho però. preso un gatto americano. Infatti non è una Pensa canna. a te. Però un bel pezzo, eh. Un bel pezzo, sì. Vai. Ok, Gatto americano. alza, alza. Buono. Un Bello. gattone. Ecco qua. Bello grosso anche direi, eh. No, poggia giù il guadino. Lavoro di meglio. Vai. Non c'era questo armatore? Ah, eccolo là, l'amo. Ecco, che c'hanno il muso duro questi. Bel pesce. Non è male. Davvero un bel pesce. Cercavamo le carpe. Io ho preso i gatti. Bello, bello. Bella Ale. Ti faccio anche una foto, guarda. Aspetta, te la faccio. Ok. Bene, ragazzi. Adesso libero il gattone, libero il gattone. Eccolo che se n'è andato. Ciao. Bello ingegnere, grande. Ragazzi, c'è una cosa insolita che esce da questo furgone. Andiamo a vedere insieme che cos'è. Sembra una canna. Sì. Dove fici? Che sono tutti strani! Ma se no non li vogliamo! Con la canna in macchina, eh? Sì! Da non credere. Una partenza incredibile. È partita. Speriamo che sia una carpa. Speriamo. Io recupero quella? Quelle che garbugli? No, no. Ma dove ce l'ha? Ah, c'è qui. Vedi qua? È stata una partenza, ragazzi, che mi ha svegliato. Perché dormivi? No, Ah. però ero in macchina a dormire. dormire. Ecco un altro pesce gatto. Ero lontano. Uno dei principianti. E là, guarda, è a galla, è a galla. Guarda. Ma una cosa, lascia giù il guadino e tirami via quella canna prima che si Infatti, ingarbuglia. è per quello. Non dovrebbe, però. No, non credo. Perché comunque la canna è a fondo. Spingila la frizione. No, questo è qua, vada col. È qua, guarda. Eccola No, qua. no, 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 lascia. Cos'è? Aspetta, eh. Bella, eh.
stata una bella partenza. Sì. Mica che bella che è, oh. Vai col guadino. Ecco, vai. Questo da prendere il materasso. Sì. Cazzo, bellissima. Eccoci qua. Vai, vai. Ovviamente ami senza ardiglione. Un godino. Ok. No, aspetta, è agganciato qua. Tira, tira. Boh. Ok. Ok. Grande Gianni. Il boiler e la frutta hanno fruttato. Hanno fruttato. Vai, andiamo col rilascio. Eccola qua. Vai. Bene ragazzi, si è fatta sera, sono già quasi le ore 18 e le nostre carpe le abbiamo prese. Adesso eccoci qua. Ciao a tutti. Siamo qui con Nicola. Poi qua dietro ci abbiamo l'ingegnere, ci abbiamo Massimo. Massimo è andato, era nel laghetto di là a trote. Ci siamo divertiti, dai. Si è fatta la buffata. È un lago molto bello, ci sono tanti bei pesci. Purtroppo per noi è stata la prima volta che siamo venuti qua, quindi dobbiamo conoscerlo un pochettino meglio, come tutti gli spot dove si va a pescare. Però soddisfazione, abbiamo preso un bel pesce gatto americano, preso una bella carpea anche pure io. E niente, dai, ci vediamo alla prossima ragazzi. Dai laghi Santa Marta di Vigevano, un saluto, alla prossima, ciao ragazzi. E sempre da Simone, trotte veramente alla grande, perché gli piace fare la pesca alla trota. Eccoci qua. Bene, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un like, ciao belli.